Con il presidente della comunità montana vallodidiano Raffaele Accetta, siamo nella sede della comunità montana, la nuova sede, dove è stato raggiunto l'accordo tra i sindaci dei comuni del Vallodidiano per il contributo che riguarda la gestione del canile comprensoriale. Un accordo fortemente voluto, presidente, da voi, dalla comunità montana vallodidiano. Sì, un accordo anche necessario per poter dare avvio a questo servizio importante per il territorio, sul quale noi da anni, a dire la verità, come comunità montana, io in particolar modo, insomma, voglio ricordare che il primo atto che è stato fatto per il canile comprensoriale con allora presidente compianto professore Corrado Pandolfo risale al 2000, c'ero anche io in quell'occasione, e quindi voglio dire è partito da tanti anni, e mi rendo conto che si è determinata anche un'attesa che in un certo senso ha fatto perdere pure un po' di fiducia. Però ecco, devo dire che materialmente poi in tutti questi anni è stato necessario acquisire il terreno, trovare il finanziamento, fare il progetto, insomma è stato molto complesso l'iter. A partire dal 2016 sono partiti i lavori, sono stati realizzati, non completati del tutto, però sicuramente potrà funzionare il canile, perché manca solamente un blocco che sarà realizzato a breve, e a dire la verità, ecco, è stato realizzato e completato con fondi di un privato, l'Impresim, e poi si è costituita una società per la gestione, la Diano Project. C'era il rischio che potesse rimanere un'opera incompiuta, e oggi possiamo ritenerci un po' tutti soddisfatti, perché non solo l'opera è realizzata, ma siamo riusciti anche a trovare un'intesa tra la società di gestione, i comuni, la comunità montana stessa, ma quello che è più importante è l'ASL. L'ASL ha già a disposizione le attrezzature per arredare realizzare la sala ambulatorio, non solo, ha dato la disponibilità per anche un sostegno economico e per poter eventualmente intervenire ed utilizzare questo come presidio anche per la zona sud della provincia di Salerno. E io, diciamo, con grande soddisfazione voglio approfittare per anche della vostra emittente per ringraziare per l'ennesima volta i colleghi sindaci che ieri sera all'unanimità, tutte e 15, hanno dato questa disponibilità, hanno convenuto insieme a me, insieme alla comunità montana, insieme anche al soggetto gestore, che appunto è un servizio importante per il nostro territorio, che se sappiamo utilizzare al meglio sono convinto che daremo un grande contributo alla riduzione del fenomeno del randagismo.